Si è insediato a Lanciano il nuovo consiglio di amministrazione dell'ATER Lanciano Vasto, presidente Maurizio Bucci. Inizia una nuova avventura per lei. Lei è anche sindaco di Gamberale e commissario provinciale della Lega. Sì, oggi inizia questa nuova avventura. Ci siamo insediati con i colleghi che sono l'avvocato Maria Franca D'Agostino e il dottor Angelo Taraborrelli. Sono delle professionalità già affermate in ogni settore loro specifico e quindi credo che la qualità di questo consiglio di amministrazione sia adeguata al ruolo che dobbiamo svolgere e che andremo a svolgere nei prossimi mesi. Sono sindaco di Gamberale, quindi noi rivolgeremo un'attenzione soprattutto ai piccoli comuni, perché credo che sia importante, ecco, attenzionare in questo momento le aree interne, perché hanno bisogno di avere nuova linfa, e quindi cercheremo di capire qual è lo stato dell'arte delle aree interne e poi passeremo sicuramente a Lanciano, San Salvo e Vasto. Per quanto riguarda invece l'imminenza, abbiamo delle priorità che sono quella di stilare una tabella di marcia sulle manutenzioni, quindi di occuparci delle emergenze che ci sono e ci sono già da adesso, quindi ci occuperemo di questo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e poi a brevissimo faremo il bando, verrà emanato il bando, un avviso pubblico per la ricerca di un direttore generale che sarà una figura cardine di questo ente che ci accompagnerà nel lavoro che andremo a svolgere. Quindi faremo questo avviso pubblico, ci sono dei requisiti e speriamo di poter scegliere in una rosa ampia che ci consenta di avere una professionalità adeguata al ruolo che andrà a svolgere.